Ciao, bentornato. Io sono Pasquale. Oggi ti voglio introdurre a un'azienda italiana nuova quasi di zecca che opera nel campo dei prestiti alle aziende, per cui nel peer-to-peer lending orientato all'aziendale, anche se molto probabilmente è un po' diversa dalle piattaforme nelle quali ho investito fino adesso e magari per le quali in alcune ci ho perso anche dei soldi, in quanto molte di queste fanno prestiti ai privati. Ti voglio parlare di Cryptalia. Prima di cominciare, ti voglio ricordare che io sto recensendo questa piattaforma, ma non ti sto invitando assolutamente ad investire in quanto non sono assolutamente un consulente finanziario. Prima di fare un qualsiasi tipo di pensiero lontano anni luce di fare un investimento, ovviamente fai le tue ricerche personali, informati e capisci bene i rischi che sono correlati. Inoltre, come ben sai, il tipo di investimenti del peer-to-peer lending è molto rischioso, per cui pondera le tue scelte con criterio, perché potresti perdere tutto o parte del capitale o degli interessi. Detto ciò, nel caso ti volessi iscrivere alla piattaforma, ti lascio qui sotto un link affiliato in descrizione. Prima di iniziare, come sempre, volevo ricordarti che di certo non diventerai il nuovo pilota della Ferrari, ma sicuramente se tu potessi andare a guidare una Formula 1, saresti in grado di vincere il Gran Premio di Monza se usassi la scelta di iscriverti a questo canale, di cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel pollice in su, un bel mi piace, condividendo questo video. Anche, oltretutto, aggiungendo il fatto che in qualunque momento potresti anche andarmi a sostenere su Patreon per aiutarmi a raggiungere la mia indipendenza economica, che poi, diciamo, è l'obiettivo di questo canale. Cryptalia nasce a Bergamo nel 2017, per cui da 3 anni sul mercato, e l'obiettivo è molto importante: finanziare aziende con progetti importanti e con progetti validi che vogliono crescere e migliorare, con degli investitori che soprattutto credano in questi due obiettivi più che nel mero ritorno economico del proprio investimento. Ovviamente il ritorno ci deve essere, ma è più un qualcosa di diverso. Si orienta con prevalenza alla PMI, per cui le piccole e medie imprese, sia italiane che estere, e questo è un bellissimo approccio, secondo me, soprattutto con la crisi pandemica in corso. L'accesso al credito per poter migliorare le proprie infrastrutture, per poter implementare magari nuovi macchinari o per poter crescere tramite ad esempio un vantaggio strategico per il quale occorre un investimento corposo, questa è un'ottima iniziativa. Al momento i progetti che sono presenti sulla piattaforma sono molto pochi e sono tutti italiani però. Ovviamente loro stanno anche cercando di espandersi all'estero. Sicuramente in futuro ne verranno fuori degli altri. Cryptalia ha anche una sede spagnola in Spagna e anche lì l'azienda è regolamentata come in Italia. Non c'è nessuna tipologia di costi per noi investitori e la sua tecnologia si basa sul blockchain, e per cui ha un contesto più conveniente per noi investitori, che ovviamente possiamo andare a ricevere interessi riconosciuti più alti, perché ovviamente non ci sono intermediari bancari e per cui più gestione e alti costi di gestione. Invece, per chi cerca finanziamenti, si trova di fronte a un accesso al credito più snello e per cui meno burocratico. Cryptalia ovviamente è sotto la vigilanza sia di Banca d'Italia che di Consob. Essendo una società di crowdlending, è ovvio che il capitale è sempre a rischio, come lo sono anche gli interessi, come ho detto prima. È normale in questa tipologia di investimento, è normale per questa tipologia di società finanziarie che vanno a prestare dei soldi. Dei soldi, no, dei solditi, massimo soldati. L'analisi dei prestiti avviene attraverso 3 diversi step. In primo luogo viene fatta un'analisi preliminare, poi viene fatta un'analisi giuridico e finanziaria sull'entità che va alla ricerca del prestito. Solo dopo queste analisi interna e di due diligence, il sito va a pubblicare sul sito di Cryptalia, appunto, le offerte per gli investitori. I prestiti possono essere di due tipi, loan e bond, e a breve ti faccio vedere come funziona la piattaforma e ti spiego queste due tipologie diverse. Ultima cosa, prima di andare alla parte pratica, è anche da dire che nel momento in cui si apre un conto, ti viene assegnato in automatico un IBAN bancario di MangoPay, che è un agente di istituto elettronico bancario, per il quale Cryptalia è agente per l'Italia a sua volta. Per cui, per fare i vari prelievi e versamenti, vengono emessi tutti quanti a tuo nome o a mio nome in questo caso tramite il conto MangoPay. Da ricordare che la piattaforma in Italia agisce da sostituto d'imposta. Evviva! Perlomeno per te, se ti vuoi iscrivere, perché io vivo in Irlanda, mannaggia, per cui niente. Va bene, ora facciamo tutto il processo di registrazione e poi faccio un investimento insieme a te.
Io al momento ho 100 euro a disposizione per testare la piattaforma, per cui andiamo al PC. Bene, eccoci qui su Cryptalia, sul sito principale. Come possiamo vedere ci sono diverse sezioni. Il sito ha sia una sezione per l'azienda in cui un'azienda può andare a cercare i propri contatti per chiedere un prestito, e poi c'è la sezione investitori, appunto quella per me e per te, se vogliamo diventare appunto degli investitori e investire in questa piattaforma. Cliccando su investi si può creare il proprio conto. Si aggiunge nome, cognome, indirizzo email, poi si seleziona una password e la si conferma, e poi ovviamente si legge tutto quanto l'informativa, le termini e le condizioni, l'informativa sulla privacy, e poi si clicca questo tasto. Spero che tu lo faccia, poi registri e confermi, vabbè, io ho una cosa che salva le password, poi si fa un accesso normale e qui poi si può andare a completare la registrazione facendo il login appunto con email e password. A questo punto si inserisce il proprio telefono cellulare, il prefisso internazionale, nel mio caso Irlanda, e poi il mio numero di cellulare. Ovviamente sto oscurando tutti i dati perché non vorrei che le donne mi seguissero e mi facessero milioni di telefonate. Io sono sposato. Vabbè, scherzo. A un certo punto ti arriverà un codice di conferma, appunto per confermare che il numero che hai dato è quello corretto. Poi si va a confermare se sei una persona fisica, una società, un'associazione, una qualsiasi cosa. Io sono fisico, non sono aleatorio, e la nazionalità di nascita. In questo caso io sono italiano, anche se sono Pasquale Origanel e sono residente in Irlanda. E poi la data di nascita. Infine si va a caricare un qualsiasi documento, passaporto, patente o carta d'identità. Io, per quanto riguarda la mia transazione, la mia registrazione, sono andato a caricare un passaporto. Una volta caricato, semplicemente si aspetta la conferma. Solitamente dicono 72 ore, ma a me nell'arco di poche ore è stato confermato tutto. E si accede alla dashboard. La dashboard ti dà informazioni sul marketplace e anche sul fatto che si voglia depositare o ritirare dei soldi. Nel marketplace si trovano tre sezioni: i progetti attivi, quelli cioè che sono aperti per l'investimento, i progetti che sono stati già chiusi, per cui non è più possibile investire, e poi un'anteprima di un qualcosa che spiega un po' la situazione. In questo caso le informazioni che si trovano su ogni prestito sono, prima di tutto, sul lato destro dello schermo, il numero degli investitori che hanno già investito in questo prestito, la durata del prestito e il tasso annuale di rendimento. Inoltre, qual è l'obiettivo della raccolta dei fondi e quanti ne sono stati raccolti fino adesso. Come dicevo prima, ci sono due differenze, i loan e i bond. Quali sono le differenze principali? Le andiamo a vedere facendo un prospetto simulando l'investimento. Prima di tutto clicchiamo su una qualsiasi possibilità di investimento e leggiamo una serie di informazioni utilissime, come i competitors, qual è il business model dell'azienda, andiamo a conoscere anche il management e qual è l'idea di questo investimento. Cliccando sul simulatore si inserisce la somma che si vorrebbe investire e poi ci viene fatto, diciamo, uno split mese per mese. Questo prestito dura 60 mesi e nel caso di un loan ogni mese ci viene restituito la parte di capitale in quota parte più gli interessi in quota parte maturati, in modo tale che ogni mese abbiamo sia una parte di capitale che una parte di interessi. Versando 100 euro dopo 60 mesi avremo 121,75 euro. Per quanto riguarda i bond invece, quando andiamo ad investire, anche qui come sempre troviamo tutte le informazioni. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato prima, anche cliccando sul sito internet, perché fra le varie informazioni c'è anche il sito internet dell'azienda che chiede il prestito, per cui si possono andare anche a visionare l'azienda di per sé, dove è la sua sede, quali sono i suoi obiettivi. Anche qui, come dicevo prima, si può andare ad accedere alle varie informazioni relative a questo business, quali sono gli obiettivi, quali sono i competitors e così via. Nel caso del bond, dicevo, si inserisce la somma e in questo caso durante l'arco dei mesi del prestito ci viene restituito solo l'interesse maturato mese dopo mese in quota parte e il capitale solo con l'ultima rata. Io in realtà volevo investire in loan, ma dovendo provare la piattaforma, l'unico investimento breve di 18 mesi, gli altri erano da 60 e 48, era questo bond, per cui ho optato per versare i miei 100 euro in Scudieri, che tra l'altro è una di quelle pasticcerie, caffetterie buonissime di Firenze. Quando mio fratello viveva lì, io praticamente mi sono scofanato quintalate, betoniere di cornetti e maritozzi. Allora, facciamo un prospetto. Proviamo a investire, facciamo la simulazione di 100 euro.
Vediamo quanto ci viene restituito dal 7 di agosto. E perché il 7 di agosto? Perché la chiusura del prestito è il 7 luglio, per cui dopo tale data partono effettivamente i nostri interessi. Per cui basta inserire l'importo che si vuole investire e poi investi. E in qualunque momento si può cancellare l'investimento prima della data di chiusura. Adesso se vado a vedere qui nella schermata principale, sono anch'io, erano 11, adesso sono 12 investitori, e qui posso andare a vedere che per la ristrutturazione del caffè Giubberosse sono 100 euro investiti all'8% da parte mia, e che la situazione è in raccolta, per cui diciamo ancora non è partito, diciamo, il prestito non è andato a maturare. Adesso usciamo qui dal PC e andiamo di nuovo a vedermi bello e splendente come il sole, anche se qui in Irlanda, come sempre, piove. Bene, eccoci qui. Fammi sapere cosa ne pensi di Cryptalia, del suo modello di business e se il fatto che sia italiana e che faccia anche da sostituto d'imposta la mette sotto un'ottica diversa per chi, come me, è italiano, ma magari vive in Italia. Fammi sapere anche se la conoscevi già o se ci hai già messo qualche soldino, se hai già investito. Lasciami un commento qui sotto e fammi sapere la tua opinione in merito. Ovviamente ti chiedo se il video ti è piaciuto di distruggere il pollice in su senza dargli fuoco, basta devastarlo. Iscriviti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e beh, che altro? Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!